Un saluto a tutti. Un saluto a tutti, come si dice, telespettatori o a tutti gli utenti della nuova Verega Street TV. A tutti gli utenti della Verega Street TV. Siamo qui con Peppe Nucciari, direttore artistico del Verega Street Festival, sul luogo del delitto. Sul luogo del delitto, perché è qui che si consumerà l'anteprima del festival, domenica prossima, il 17, dalle ore 18.30, sul lungomare isola pedonale di Lido di Fermo. Ma come mai un festival di strada, di artisti di strada a Montegranaro? Come è nata questa idea? È nata dall'esigenza di rivitalizzare il centro storico, lasciato un po' a se stesso. E di anno in anno la manifestazione ha preso piede, ha coinvolto partner a diversi livelli, istituzionali, artistici, associativi, si è sviluppato anche nei rapporti a livello nazionale e internazionale fino ad arrivare due anni fa a realizzare un progetto europeo molto importante che ha dato la spinta decisiva al festival, il progetto Open Street. Per cui è vero che i festival servono ormai più che altro a fare marketing territoriale, fare cultura e attraverso la cultura fare marketing territoriale. Indubbiamente. Sono la vetrina del territorio. I social network ci aiuteranno molto in questo. Certamente, indubbiamente questo è un festival dove l'aspetto turistico promozionale del territorio è consistente, elevato. E noi il festival diciamo un po' riesce a calamitare l'attenzione tra gli 80 e 100.000 persone, spettatori, quindi un festival molto, molto grande, coinvolge pubblico residente delle province di Fermo, Macerata, Ascoli, ma anche gente che viene dall'Abruzzo, dall'Umbria, una popolazione turistica residente sul lungomare fermano civitanovese, quindi diciamo noi offriamo anche alla gente che viene in vacanza nella nostra zona un'ottima proposta culturale di svago, molto coinvolgente proprio per la tipologia dello spettacolo. Prima di parlare del progetto Open Street, due o tre novità e curiosità sul festival che sta arrivando. Allora, il festival, una delle peculiarità del festival è quello del suo continuo rinnovarsi, proporre nuove cose. Quest'anno attiveremo una consistente sezione di teatro per ragazzi in collaborazione con i teatri del Monte di Porto Sant'Elpidio. Nel pomeriggio dalle ore 16 alle 20 ci saranno laboratori per ragazzi, letture teatrali, spettacoli teatrali. La seconda sezione, la seconda novità è rappresentata dalla presenza del folklore nazionale, dei gruppi folkloristici nazionali e qui il rapporto di rete con la Federazione Nazionale delle Tradizioni Popolari. Saranno presenti importanti gruppi provenienti soprattutto dal sud, dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Puglia e anche dal Lazio. E la terza sezione, che poi è una conferma, ma è anche uno sviluppo in questo senso, è la sezione del progetto Matilde curato dall'AMAT per la promozione e il sostegno delle giovani compagnie marchigiane. E attiveremo un paio di appuntamenti per la sezione Satiriasi, rigorosamente per un pubblico adulto che verrà rappresentato dal Teatro Comunale. L'immagine che è dietro di te per questa sezione Satiriasi si presta a pennello, direi. Poi saranno ospiti Giorgio Montanini e Filippo Giardina. Parliamo brevemente di questo progetto Open Street su cui stai lavorando per rifinanziarlo e ristrutturarlo e rimetterlo in piedi. Sì, dopo il successo molto, del primo anno. Sicuramente è molto difficile. Questo si è sviluppato in due anni, questo progetto, coinvolgendo la Federazione Nazionale delle Arti di Strada, il Festival di Namur in Belgio e il Festival La Strada di Brema. È un risultato molto positivo per il coinvolgimento dei festival europei sia nella fase di selezione che nella fase di presenza sul posto. È un'iniziativa valida sia sotto l'aspetto culturale ma anche
e soprattutto di promozione del territorio. Abbiamo ospitato 400-500 operatori, tra artisti e direttori di festival provenienti da tutta Europa. È un risultato straordinario. Adesso il progetto e i finanziamenti europei sono terminati e stiamo lavorando per riproporlo, perché è unico in Italia e vorremmo proprio continuare a proporlo. E c'è un interessamento da parte dell'assessorato della cultura della provincia di Fermo, stiamo valutando e nelle prossime settimane sapremo il destino di questo festival. Di questo Open Street, che fra l'altro diventa una vetrina per tutto il fermano. Sì, ma grazie a Open Street che il Verega Street si è sviluppato e ha acquisito una dimensione internazionale molto consistente. A proposito di vetrina del fermano, il Verega Street va in tour. Una volta giunto il 24 giugno e finita la parte che si svolge nel cuore di Montegranaro, comincia il tour vero e proprio. Esatto, saranno altre 20 date nei piccoli borghi della provincia, non solo della provincia di Fermo, ma anche entreremo nella provincia di Macerata con la data di Civitanova Marche, entreremo in Vita Vita. E questo grandissimo contenitore civitanovese, e poi in provincia di Macerata ancora Gualdo di Macerata, in provincia di Ascoli a Montefiore dell'Aso, e poi faremo le tappe della nostra provincia. Partiremo il 7 di luglio con la Notte Bianca di Fermo, proseguiremo poi con Moresco a seguire tutte le altre. Ormai diciamo è una rete consistente, sono almeno 12-13 comuni che hanno aderito a questa cosa. Abbiamo fatto un'anteprima molto importante ad Erbaria, alla Basia di Fiastra, e poi siamo soddisfatti del coinvolgimento e della presa che ha questa tipologia di spettacolo nel territorio. Un'ultima domanda per chiudere l'intervista, visto che il caldo sta arrivando in maniera preponderante, gli sviluppi futuri, che idee hai per il futuro? Sei una mente in movimento, per cui... Una mente in movimento. Io innanzitutto una cosa su cui punto molto, l'abbiamo detto e ribadito ieri in conferenza stampa, è la legge regionale sull'arte di strada. Questo è fondamentale sia per il libero esercizio dell'arte di strada, soprattutto per il sostegno ai festival di strada. Sull'esempio di altre regioni d'Italia, mi riferisco in particolare al Piemonte e alla Puglia. Una mia idea da qualche tempo che ci lavoro è quella di realizzare un'etichetta del teatro di strada marchigiano. Il titolo, il nome c'è, Marche di Strada, adesso bisogna metterci i contenuti, però è un'idea che ancora mi ronza in testa e che prima o poi cercherò di realizzare. E poi di anno in anno dare sempre qualcosa di più, attivare sempre di più questi rapporti internazionali, con festival internazionali, con realtà associative di settore internazionale, perché al festival noi siamo abituati a dare ogni anno qualcosa di più, e questo è il segreto della longevità, dell'attenzione, del pubblico sempre crescente. Magari anche una scuola stessa di arte di strada, perché no? Magari, noi intanto abbiamo iniziato lo scorso anno, ospitiamo i corsi di formazione che organizza la Federazione Nazionale dell'Arte di Strada, di cui noi siamo soci e partner, e già questo è un avvio. E chissà, può darsi pure, insomma. Bisogna, certo, non possiamo contare sulle risorse pubbliche, lo sforzo del Comune di Montegranaro è consistente, lo ribadisco, abbiamo detto ieri in conferenza stampa, lo stesso della provincia e lo stesso della regione, ma ovviamente dobbiamo coinvolgere gli sponsor privati, questo è indubbio, altrimenti non si fa niente oggi. Un saluto a tutti quelli che oggi si collegheranno ciao, per ragazzi, l'anteprima della TV. Vi aspetto a Lido di Fermo domenica e poi non stop da lunedì, lunedì 18 a domenica 24 a Montegranaro. Ci vediamo tutti al Verega Street Festival 2012. Ciao, grazie.